Buonasera e bentornati a una nuova puntata del TG del Salvagente, la guida per la tutela dei consumatori. Una ONG francese ha dimostrato come i PFAS sono sempre più utilizzati nei pesticidi americani. Se il 12% dei principi attivi di fitofarmaci autorizzati in Europa contiene PFAS, le sostanze considerate inquinanti per sempre delle acque e dei terreni, negli USA questa percentuale sale al 30%, solo tra i pesticidi autorizzati negli ultimi 10 anni. Non solo, negli Stati Uniti aumenta il ricorso ai PFAS che servono per rafforzare l'efficacia di penetrazione dei pesticidi nella pianta, per renderli impermeabili e favorirne la stabilità nel loro impiego. Peccato che i PFAS sono tra le sostanze inquinanti più pericolose e persistenti che esistono e verso la loro riduzione ed eliminazione dagli imballaggi e dall'acqua potabile si sta impegnando l'Europa. Peccato però, come ha denunciato l'ONG francese, che i PFAS nei pesticidi non sono contemplati oggi nel progetto europeo di restrizione universale per interdire e limitare l'utilizzo dei PFAS. Sul crescente impiego di queste sostanze nei pesticidi negli Stati Uniti, in particolare insetticidi e biocidi ad uso domestico, è stato pubblicato uno studio sulla rivista Environmental Health Perspectives, che mostra come un quarto dei pesticidi convenzionali autorizzati negli Stati Uniti nel 2021 è stato costituito da organofluoro e il 14% da PFAS. Oltre alle sostanze attive e coformulanti PFAS, i prodotti antiparassitari utilizzati dagli Stati Uniti, aggiunge lo studio, possono essere contaminati in modo non intenzionale da altre sostanze PFAS. Le sostanze attive PFAS più usate negli Stati Uniti sono impiegate in gran parte nella coltivazione di mais, grano, cavoli, spinaci, mele e fragole. Negli Stati Uniti, come nell'Unione Europea, la composizione dei prodotti antiparassitari è un segreto commerciale e l'elenco dei coformulanti non è pubblico. Altrettanto preoccupante è il fatto che tutte le formulazioni dei prodotti non vengano testate e quindi il loro impatto preciso sulla salute e sull'ambiente è sconosciuto. Mari e laghi italiani non godono di ottima salute, infatti il 36% di questi è più inquinato dei limiti. Sentiamo il servizio. Il bilancio di Goletta Verde e Goletta dei Laghi per il 2024 riporta che su 394 punti campionati tra giugno, luglio e inizio agosto da Legambiente in 19 regioni, il 36% è stato giudicato complessivamente oltre il limite, con 101 punti che hanno ricevuto il giudizio di fortemente inquinato e 39 di inquinato. Preoccupa soprattutto lo stato di salute del mare, dove in media si registra un punto inquinato ogni 76 km di costa, e dove il trend dei punti oltre il limite risulta in lenta crescita passando dal 31% del 2022 al 36% del 2023 fino al 37% di quest'anno. Foci dei fiumi, canali e corsi d'acqua che sfociano a mare o nel lago si confermano i punti critici. Il 47% dei prelievi complessivi delle golette è infatti avvenuto presso le foci dei fiumi. Nel 59% dei casi il giudizio è stato oltre il limite. Migliori invece i risultati dei campioni prelevati nelle acque lacustri e marine, sia in aree di maggior afflusso di bagnanti che in prossimità di punti critici. Solo il 14% dei campioni hanno ricevuto un giudizio negativo, in base alle analisi delle golette. Novità di quest'anno anche 18 osservati speciali, 14 lungo la costa e 4 nei laghi Maggiore, Orta, Trasimeno e Bolsena, monitorati da Goletta Verde dei Laghi. Si tratta di punti storicamente critici dove Legambiente, tra marzo e giugno, ha ripetuto in media 3 prelievi aggiuntivi a quello ufficiale previsto durante il passaggio delle campagne. Su 45 campioni, 32 lungo la costa e 13 nei laghi, il 69% ha mostrato concentrazione al di sopra dei limiti di legge, anche nei mesi precedenti al periodo estivo. Legambiente valuterà se ci sono i presupposti per fare esposti alle autorità competenti e chiedere maggiori monitoraggi e controlli. Tra le minacce per lo stato di salute e della qualità delle acque di mare e laghi, preoccupa anche l'accelerata della crisi climatica nel 2024. Dall'emergenza siccità mai finita che ha colpito soprattutto il sud Italia, con laghi quasi in secca, all'aumento degli eventi meteo estremi, soprattutto le piogge intense che hanno colpito il nord Italia, mettendo sotto stress gli impianti di depurazione, dalla tropicalizzazione del Mar Mediterraneo, soprattutto dell'Adriatico, all'invasione delle specie aliene come il granchio blu. Un bilancio in sintesi preoccupante quello delle golette su cui per Legambiente bisogna intervenire. Legambiente lancia la sua proposta, un piano nazionale per la tutela di mare e laghi che abbia al centro l'ammodernamento e il completamento del sistema di depurazione, l'applicazione dei piani di adattamento al clima, più aree protette entro il 2030 e una virata decisa verso le rinnovabili e l'eolico offshore. In particolare, in tema di eolico offshore, occorre definire la pianificazione dello spazio marittimo, che serve ad organizzare al meglio le interazioni fra i suoi usi, per conciliare la domanda di sviluppo con la salvaguardia degli ecosistemi marini.
Uno studio dell'Università di Ginevra ha dimostrato il legame tra una dieta ricca di proteine come la paleolitica e dei danni al cervello. Sentiamo il servizio. Entrando in qualsiasi supermercato in Europa è facile trovare una vasta gamma di prodotti che vantano un alto contenuto proteico. Dalle barrette al cioccolato, agli yogurt proteici, la tendenza all'alto contenuto proteico è una moda ormai consolidata. Tuttavia, mentre i benefici di una dieta ricca di proteine sono ampiamente pubblicizzati, i potenziali danni stanno emergendo solo recentemente. Infatti, per esempio, è emerso che barrette e polveri proteiche potrebbero essere dannosi per la salute intestinale e per il cuore. Ora, un nuovo studio sta esaminando il possibile legame tra una dieta ricca di proteine e danni alla salute del cervello. Una ricerca dell'Università di Ginevra suggerisce che una dieta ricca di proteine potrebbe causare disturbi neurologici. Lo studio, pubblicato sul Journal of Biological Chemistry, ha scoperto che alti livelli di proteine aumentano significativamente la produzione di ammonio nel corpo. Questi livelli elevati possono sovraccaricare il fegato e potrebbero causare disturbi neurologici. Le diete ad alto contenuto proteico sono state associate a numerosi benefici, tra cui l'aumento dell'energia e il supporto alla perdita di peso, ed è per questi motivi che stanno riscuotendo grande successo tra i consumatori di tutto il mondo. In particolare vengono consigliate ai pazienti con diabete di tipo 2 per aiutare a bilanciare i livelli di zucchero nel sangue. Tuttavia i ricercatori volevano comprendere l'impatto di tali diete sul resto del corpo. Il Dipartimento di Fisiologia Cellulare e Metabolismo della Facoltà di Medicina dell'Università di Ginevra ha osservato che, nei topi sani, sebbene l'eccesso di proteine aumentasse la produzione di ammonio, il fegato gestiva questo eccesso grazie all'azione dell'enzima GDH, che detossifica l'ammonio prima che possa causare danni. Al contrario, nei topi privi dell'enzima glutammato deidrogenasi, il fegato non era in grado di eliminare l'eccesso di ammonio tossico derivato dalle proteine, e i risultati sono stati osservati quasi istantaneamente. Questi risultati suggeriscono che, in caso di enzimi glutammato deidrogenasi disfunzionali, le diete ad alto contenuto proteico potrebbero causare un eccesso nocivo di ammonio. Questo ammonio, non eliminato dal fegato, potrebbe causare ulteriori danni al corpo, in particolare danni neurologici. E adesso la parola a Chiara Manzi con la sua rubrica Occhi Aperti. Se diciamo frutta, ci sembra che sia tutto super salutare. Se vogliamo fare uno spuntino healthy, dobbiamo scegliere la frutta secca o la frutta essiccata? Entriamo insieme al supermercato per scoprire insieme le differenze. Ad occhi aperti, a volte inforcando gli occhialetti, andremo a leggere bene tra le righe delle etichette per fare la scelta giusta al supermercato. Frutta secca e frutta essiccata al supermercato stanno vicini e spesso li utilizziamo anche insieme, non so, per fare un muesli. Potremmo confonderci, ma le loro caratteristiche nutrizionali sono molto diverse. La frutta essiccata è della frutta a cui viene tolta l'acqua attraverso l'essiccazione, quindi si concentrano molto gli zuccheri. Mentre la frutta secca, stiamo parlando di arachidi, noci, mandorle, come in questo caso, nocciole, e quindi non si tratta di quella frutta che noi mangiamo anche fresca, bensì nasce proprio come frutta secca. È totalmente un'altra categoria di prodotto. Nella frutta essiccata abbiamo un'alta percentuale di zuccheri e una buona percentuale di fibre in alcuni casi. Nel caso di questo zenzero, per esempio, c'è tanto zucchero, 64%, ma zero fibre. Prodotti chiamati superfood come le bacche di goji o i mirtilli, quando sono essiccati, sono un vero e proprio concentrato di zucchero. La frutta secca invece ha un alto contenuto di grassi, circa il 50%, ma sono grassi di alta qualità, grassi fondamentalmente poliinsaturi omega 3 e omega 6. Il contenuto di fibre è anche molto alto, quando le mandorle sono pelate hanno meno fibre, quando invece hanno la loro buccia hanno ancora più fibre. Cosa dobbiamo guardare però nella frutta secca? Dobbiamo guardare il contenuto di sale, perché a volte viene aggiunto tanto sale. In questo caso vediamo che è proprio specificato che non c'è aggiunta di sale, mentre in questo caso abbiamo dei prodotti con un bel po' di sale aggiunto. Interessante, ho trovato anche questi prodotti leggermente salati, quindi con poco sale. Io consiglio sempre quelli non salati, perché il sale ci porta a mangiarne davvero tanti, ed è vero che hanno fibre e grassi buoni, ma i grassi omega 3 e omega 6 sono come gli amici, pochi ma buoni, quindi in eccesso possono aumentare l'infiammazione. Il mio consiglio è di assumere massimo 30 grammi di frutta secca al giorno, e anziché come spuntino, perché è difficile fermarsi a 30 grammi, magari inserirla nelle nostre ricette. Guardiamo qui per esempio quanto sale c'è in questo prodotto. È molto importante saper leggere le etichette, perché a volte i produttori sbagliano a scriverle.
come in questo caso. Leggiamo che le mandorle sono salate e che c'è il 2% di sale, ma poi tra i valori nutrizionali il sale è riportato come 0,2. Viene riportato in questo prodotto noci di macadamia salate, ma il sale risulta essere 0. E anche in quest'altro prodotto c'è scritto salate, sale 2%, ma il sale è riportato come 0,138, quindi un grave errore. Quindi facciamo il pieno di frutta secca, ma la frutta essiccata possiamo anche tranquillamente lasciarla sugli scaffali. Sbizzarriamo ad utilizzare la frutta secca nelle nostre ricette e ricordiamoci che nella frutta essiccata la vitamina C l'abbiamo salutata del tutto e quindi è anche un prodotto non solo super carico di zucchero, ma anche con meno vitamina C, quasi zero possiamo dire, rispetto alla frutta fresca. Questa puntata del TG del Salvagente finisce qui, ma voi potete rimanere sempre informati tramite la rivista cartacea, il sito internet e tutti i nostri social. Vi auguro una buona serata!